Eccomi tornata. Ok, sembro un idiota, è ufficiale, fa niente, anche così. Del resto. Sono tornata, evviva! E come va? Io non vedevo. No, non è vero, non è vero che non vedevo l'ora di tornare perché questo vuol dire che sono finite le mie vacanze. Però sono contenta, io sono sempre contenta di ritornare a casa perché in fin dei conti io a casa mia ci sto benissimo. Quindi rincontrare voi, cioè virtualmente. E i miei, mia sorella, tutti, insomma, sono contenta. E a parte questo, com'è andata? È andata benissimo. Il viaggio è stato meraviglioso, vabbè, un posto incantevole. E tutto liscio, insomma, sono stracontenta di quello che ho visto. E la popolazione indonese, vabbè, ma questo l'ho riscontrato in tutte le popolazioni, cioè tutti i paesi asiatici in cui sono stata. Super accogliente, sempre sorridente, cordiale e insomma un posto proprio da vedere. E detto questo, torniamo a noi. Allora, ero indietro chiaramente con i messaggi. In Indonesia non ho portato portatile, chiaramente le connessioni erano un po' quelle che erano. Ho potuto connettermi qualche volta dagli internet point. Che ci sono comunque sparsi ovunque. A Bali addirittura tutti i ristoranti e quasi tutti e gli alberghi hanno il wifi, free wifi, cioè per i clienti chiaramente. Tu vai mangiare lì, loro ti danno la password. Sono avantissimo rispetto a noi. E a parte quello, quindi volendo ci sarebbe stata la possibilità, non avevo possibilità di vedere video, compresi quindi i video di risposta, che fra l'altro sono stati graditissimi, anche se abbiamo ancora delle difficoltà tecniche nell'accettarli. E quindi non ho potuto visualizzarli, non ho potuto vedere nessun video, ho potuto leggere quasi tutti i commenti, ma a rispondere ci mettevo un secolo. Fra l'altro mi sono pentita perché l'unico commento a cui ho risposto era uno in cui mi, cioè, praticamente mi insultavano. Ho pensato, cioè lì per lì non ho resistito, ho detto che ora gli rispondo subito. Poi ci ho pensato, ho detto però così ho perso tempo, potevo rispondere a qualcuno che mi scriveva qualcosa di carino, invece ho risposto a questo. Vabbè, ma ormai era fatta. E comunque ci mettevo un secolo a collegarmi per caricare il video per il compleanno di mia sorella sull'altro canale, ci ho messo. Cioè, quello è stato il quarto tentativo. Il quarto, non riuscivo assolutamente, connessioni lentissime. Però vabbè, insomma, questo non è importante, dai. Ho fatto 4 settimane di assenza e ora sono tornata carica. E chiaramente ve l'avevo già detto, non avrei fatto la dieta. Effettivamente rispettato questa mia promessa, è stata dura rispettarla, sai, la voglia di fare la dieta. Comunque, ho mangiato tutto quello che mi pareva, tutto quanto. Il cibo indonesiano è buonissimo, veramente buonissimo. E fra l'altro ho preso anche un ricettario perché ho pensato che qualche ricetta potrei anche provare a rifarla. Ovviamente farò prima i miei tentativi, prima di eventualmente registrarla e poi caricarla su questo canale, anche perché devo cercare di renderle un pochino più dietetiche e insomma farò qualche tentativo. Però ho preso il ricettario in inglese e quindi evviva. E niente, molti sotto il video dicevo, mi hanno chiesto, sotto il video in cui dicevo che partivo. Mi hanno chiesto di fare un video con le foto e racconti di viaggio. Sì, volentieri, anche perché viaggiare è sinceramente la mia passione. Io tutti i soldi che ho li spendo nei regali per amici, fidanzato, sorella, mamma, papà e in viaggi, basta. Ah, e in trucchi o qualche cosa, però cerco di evitare. E quindi i libri. Ah, i libri sì, spendo un sacco. Vabbè, ma a parte questo, i viaggi sono una delle mie passioni, adoro viaggiare, quindi parlare di viaggi mi fa impazzire, sono contentissima, soltanto che ragazzi non lo carico su questo canale perché effettivamente non ha molto senso, cioè sarei proprio fuori tema, lo metto nell'altro che è un po' il canale spazzatura e così insomma chi lo vuole vedere lo vede, magari in uno dei prossimi video magari metto il link a quel video che ancora non ho girato, lo girerò magari domani. E così vi faccio un raccontino di viaggio, vi metto qualche foto, mi metterò anche le foto in costume. L'ho deciso, cioè nel senso, non, cioè non è giusto essere giudicati per quello che si è tipo in costume, no? Quindi chiunque di voi commenterà in modo maleducato, cioè dicendo cose brutte su me in costume, non me la dovrei prendere in linea teorica, cioè in pratica penso che cadrò in depressione in caso, però in linea teorica mi sono fatta tutto un bel discorsetto mentale in cui dico effettivamente che non dovrei prendermela, quindi qualche foto magari la metto, le meno peggio, ve lo dico. Ce ne sono alcune in cui sono venuta malissimo,
malissimo, cioè non male. Vabbè, e non le metterò quelle. Vabbè, ora già la foto in costume mi pare un atto di coraggio, no? Apprezzatelo. Beh, comunque le metterò lì. Ah, a proposito di foto in costume, su Facebook, sul gruppo di Facebook, c'è questa nuova iniziativa di mettere le proprie foto del prima dopo, cioè di quando si è iniziato la dieta e del momento attuale o di quando la si è terminata. E mi sembra una cosa carina anche perché potrebbe spronare qualcuno a continuare la dieta. Se uno vede i risultati prima o dopo di qualcun altro, probabilmente potrebbe essere spronato. Quindi stavamo pensando di aprire una nuova parte in cui mettiamo soltanto le foto del prima e dopo, cioè un album fotografico. Abbiamo già l'album delle ricette mie e delle ricette vostre, e ora vorrei mettere un nuovo album con il prima e dopo vostro. Perché mettere un album invece che pubblicare semplicemente le foto? Perché se le pubblicate voi, possono risalire al vostro profilo dalla foto in costume. Anche se è tagliata la testa, magari clicchi sulla foto e vai a tutte le altre foto di Facebook che avete ricaricato. E quindi per una questione di privacy mi è stato chiesto di fare questa cosa. Ora nei prossimi giorni mi adopero e chiedo alle ragazze se sono d'accordo di mettere le loro foto che hanno già pubblicato del prima dopo nell'album. Anzi, se qualcuna di voi di Facebook è qui che sta guardando il video, magari mi risponde direttamente, così sappiamo già come regolarci. E secondo me, boh, a me va benissimo, cioè per una questione di privacy preferite che fare così, cioè voi li mandate a me e io le pubblico in un album, così non si può più risalire alla vostra faccia essenzialmente. E però mi sembra una idea carina, no? E fatemi sapere che cosa ne pensate. A proposito di commenti, prima ne parlavo, ho ricevuto un commento in cui una persona mi diceva: ah, ma io ti vedo sempre uguale. Ok, allora inizialmente sono caduta in depressione. Tipo, perché a me? Vabbè, è tutto lo sforzo per niente. E poi il mio ragazzo mi ha detto: ma scusa, non è vero. E mi è venuta in mente una cosa. Ok, è terribile, non fa niente. Vi chiedo che ho, tipo, dopo questo video, una foto di me, del mio volto, di quando stavo per cominciare la dieta, quindi di Natale e dell'estate scorsa. Io sono andata in Malesia l'estate scorsa e quindi una foto della Malesia, soltanto del volto. Perché tanto poi, anche perché no ragazzi, le foto in costume della Malesia sono scene. Cioè io ho deciso di mettermi a dieta dopo aver visto quelle foto, perché mi sono resa conto che veramente ero inguardabile. Comunque già dal volto secondo me si nota una differenza. Questo non per giustificare, cioè io penso che se voi seguite questo canale e, cioè, dovreste fidarvi di quello che dico. Nel senso, se dico che sono dimagrita tot chili, sono dimagrita tot chili. Se dico che sono ingrassata un chilo, due chili, cioè perché dovrei dirvi una bugia? Ho pensato anche di pesarmi davanti a voi, ma io ho una problematica dei piedi, cioè fanno schifo i miei piedi, mi vergogno. E poi scusate, potrei imbrogliare anche lì, cioè quindi se uno si vuole fidare di me, io penso che si fidi, se no è inutile che mi segua. Cioè io mi fido delle persone che seguo essenzialmente, cioè nel minimo ci sono sempre persone che non conosco, però che senso avrebbe cioè mentirvi, no? Quindi ho deciso che, vabbè, se lo ritenete necessario io mi peso pure davanti a voi, però non inquadro i piedi. E perché sono terribili, sono cicciottelli, tipo delle doppie pancette sugli alluci, sono terribili, fidatevi. E detto questo, basta, anzi no, il aggiornamento peso, cioè mi stavo dimenticando la cosa fondamentale per cui sto facendo questo video. Allora, ho mangiato tantissimo quest'estate, ve lo giuro, alla fine ho preso solo un chilo. La spiegazione è semplice, benché io abbia mangiato moltissimo, ho fatto anche dello sport. Mi sono immersa, vabbè, ve lo racconto nel video sull'Indonesia, sul viaggio in Indonesia. Comunque mi sono immersa, abbiamo scalato il vulcano, abbiamo camminato un botto, ci siamo spostati, abbiamo fatto 2000 spostamenti. Ma non è questo il succo della questione. È che mi sono presa una bella infezione intestinale che, non sto a specificare, comunque quelli che viaggiano in paesi in cui le condizioni igieniche sono un po'... Che poi in realtà l'Indonesia è anche piuttosto pulita rispetto ad altri posti dove sono stata, quindi non me lo so spiegare. Comunque me la sono presa e quindi in realtà abbiamo viaggiato io, Marco e Limodium, compagno di viaggi, e non scendo in altre descrizioni. Però fatto sta che alla fine ho preso soltanto quel chilo lì. E fra l'altro poi ora sono ritornata, io sono tornata il 19, sono partita tipo il 18. E nel frattempo sono riuscita anche a prendermi la febbre. Quindi ora sono un po' febbricitante, spero che non si noti troppo, cioè che faccio schifo, sono in una condizione pietosa, fra l'altro ho degli occhiali da paura, perché stanotte alle tipo 3 è tornata mia sorella e quindi siamo stati tutta la sera a parlare, a raccontarci.
E quindi ho la febbre, ho le occhiaie, non ho dormito niente e fatto sta che ho perso anche quel chilo che avevo preso. Quindi oggi proprio mi sono pesata e pesavo 64 ancora. E quindi sono anche piuttosto contenta, cioè alla fine. Non di avere l'infezione intestinale che fra l'altro non mi è ancora passata. Fra l'altro domani dovrò andare dal dottore. Vabbè, e non sono contenta di questo, ma sono contenta alla fine di non aver preso peso, perché sinceramente mi avrebbe... Cioè, mi sarebbe un po' dispiaciuto, lo mettevo in conto in realtà, però che non sia successo mi fa piacere. Vabbè, voi lo capirete, dopo tutti gli sforzi che uno fa, riprendere tutti i chili in vacanza, bello la vacanza, però un po' di dispiacere c'è. Ora, vi dico proprio la verità, sto aspettando che torni mia mamma per mangiare le lasagne. Dopo che è tornata mia madre e che ho mangiato le lasagne, perché io non le mangio da tipo 6 mesi, anche di più, da quando ho cominciato la dieta, e a me piacciono troppo. E mi faccio fare due piatti preferiti, lasagne e la pasta con le cime di rapa, però, cioè, generalmente la posso fare quando sono a dieta, ma non ci posso mettere il formaggio e la pasta d'acciughe, e quindi non ha alcun senso. E dopo che mi faccio fare i miei piatti preferiti da mia mamma, ricomincio la dieta, quindi io penso che ricomincerò lunedì. Oggi è, boh, martedì? Lunedì, martedì? E la prossima settimana giuro che ricomincio, ricomincio carica più di prima perché devo perdere ancora una decina di chili. E spero che, insomma, cominciate anche voi questo nuovo anno, anno scolastico in realtà perché è settembre, carichi, perché insomma non si fa la dieta soltanto in attesa delle vacanze, cioè, dal mio punto di vista la si fa più che altro per una questione di salute e quindi insomma sono contenta se continuerete con me, insomma. E basta. E ringrazio tutti quanti per avermi aspettata così a lungo. E non mancherò più per tutto questo tempo, per almeno un anno. E basta, vi ringrazio tutti quanti e ci sentiamo presto. Se qualcuno vorreste rispondermi dall'altra parte con i vostri video dei racconti di viaggio, anche se siete stati, che ne so, a Milano, il posto più orribile del mondo per trascorrere le vacanze, però anche se siete stati a Milano, mi fa piacere che mi raccontate come raccontiate, com'è andata. E vive Verbi. E a parte quello, questo, Madonna, mi sto incartando tantissimo, non sono più abituata. Vi mando un bacione e alla prossima volta, insomma. Ciao! I woke up and down the steps I ran into your arms. My dress and hair a mess blew brilliant alarms into my ears, and it's something worth seeing when you turn your eyes to me. Tell me, babe, do you believe in everything you see?